Ciao Sara e Giorgio, naturalmente, per i due è difficile sbagliarci. Beh, io faccio un attimo un'introduzione a quanto riguarda Idea Teatro, che non è poi il primo anno, ma è da alcuni anni che collaboriamo con la microeditoria e la collaborazione è proprio su quello che può essere il nostro obiettivo, che è quello di fare teatro, e all'interno della microeditoria proponiamo sempre, chiamiamolo così, un piccolo trailer o comunque una citazione di qualche opera che siamo in corso di produzione, che solitamente viene anche a calzare con quelle che sono le tematiche che tutti gli anni la microeditoria propone. L'anno scorso col Decameron, l'altro anno con l'Edipo Re, eccetera, eccetera. Quest'anno la collaborazione cade su un'opera di Agota Christoph, L'ora grigia. Beh, su questo direi che Sara ti lascio un po' la parola, Grazie così, Giorgio. perché ha una competenza un po' più specifica, poi non voglio svelare troppo, perché se no mi dici parli troppo e dici troppe cose, svegli dopo già. Ricordati naturalmente poi l'invito per quando daremo il tutto fra Allora, qualche quindi primo, settimana. non faccio spoilering. Ok. Allora, quindi ci sarà oggi per qua ben 4 volte. Alle 3, alle 4, alle 5, alle 6, mi raccomando, non mancate, è questa nostra prima azione teatrale che è basata sull'Ora grigia di Agota Christoph, che è un bellissimo testo appunto di questa scrittrice una storia, diciamo, una specie di giallo, un noir d'amore, possiamo definirlo. È la storia di questa prostituta e di questo cliente abituale che si incontrano dopo molto tempo per un'ultima volta e sono due persone che in realtà sono innamorate da lungo tempo, ma che un po' per vari motivi, insomma anche per una certa incapacità di amare, non se lo sono ancora detto, ma appunto è l'ultimo incontro e è la resa dei conti. E non spoilerò, quindi non dico altro. In occasione della microeditoria faremo appunto una prima azione teatrale, quindi non lo spettacolo integrale, ma circa 10 minuti, un primo studio, in cui però volevamo già diciamo, aiutare il pubblico a entrare in queste atmosfere particolarmente misteriose e rarefatte di questo bellissimo testo. Lo spettacolo integrale sarà poi sempre qui nella Villa Mazzotti il 24. 24 sera alle 20:45 e la domenica 25 novembre Alle alle 17. 17, esatto, in Ecco, villa proprio. in villa, quindi non Esatto. mancate. E insomma, siamo molto emozionate, molto contente. Vi aspettiamo, naturalmente, essendo la prima, che facciamo la prima Esatto. nazionale, per cui abbiamo bisogno di un pubblico che ci sostenga da un lato, ma ci faccia anche una buona critica per correggere magari qualche tiro, ecco, a Certo. riguardo. Ciao e buona microeditoria!